tutti i penalisti italiani, al senatore presidente Matteo Renzi. Gli do la dove preferisci, forse meglio da. Grazie Presidente, davvero un pensiero di gratitudine per aver consentito la modifica della scaletta e chiedo scusa ai colleghi delle altre forze politiche per non poter restare. Oggi è giorno di Assemblea Nazionale per il Movimento Italia Viva che ho concorso con altri a fondare, ma pensavo e penso e sono felice di essere con voi essenzialmente per dirvi grazie per la vostra battaglia. Non è una captatio benevolentiae per tre motivi. Il primo perché non si vota, nel senso che il nostro obiettivo non è quello di aprire una campagna elettorale e quindi di venire a cercare dei voti. Per di più farlo con gli avvocati sarebbe una assurdità. Gioco trasparente. Voi state facendo una battaglia su un tema difficilissimo, sul quale anche noi in passato abbiamo avuto qualche timidezza, e che però oggi, assieme ai magistrati, o perlomeno a una parte della magistratura, assieme a una parte della classe politica, si può finalmente vincere. E non mi riferisco alla prescrizione. Io do per scontato che nelle prossime tappe la battaglia sulla prescrizione sarà vinta. È un dato di fatto, nel senso che il populismo, il giustizialismo è una forma di populismo, è il populismo dei mediocri, il giustizialismo è quella forma di populismo che fa riferimento ovviamente alle vostre tematiche, ai vostri argomenti, ma che non è soltanto l'unica espressione del populismo. C'è un populismo economico, c'è un populismo sanitario. Mi lasci dire, Presidente, che c'è un populismo che vediamo in queste ore affievolirsi, perché quando la realtà presenta il conto il populismo scappa. Insomma, detto in altri termini, un anno fa di questi tempi facevamo la battaglia contro i Novax. Oggi io non trovo, per le delicate e tragiche vicende del coronavirus, non trovo un Novax neanche a pagarlo, e se ci fosse un vaccino farebbero a gara per potersi vaccinare anche coloro i quali lo scorso anno parlavano di libertà di scelta. Perché? Perché la realtà prima o poi ti presenta il conto. Io sono stato per anni a dover difendere Roberto Burioni dagli eccessi dei suoi attacchi, oggi possiamo dire con molta forza che Roberto Burioni è un punto di riferimento assoluto e che certi ciarlatani populisti che gli spiegavano come funzionano i virus oggi stanno fortunatamente zitti e le persone serie parlano. Accadrà così anche sulle questioni della giustizia e del garantismo. C'è però un punto sul quale la battaglia va fatta e per la quale non vengo a fare captatio benevolenza, anche perché diciamo qualche responsabilità l'avete anche voi, diciamo il ministro è dei vostri, non è dei nostri dal punto di vista, facevo per dirvelo, per ricordarvi. Era una battuta, era pronta da prima, stavo aspettando di vedere quanto ci mettevate. L'avevo provata con Giachetti in aereo e devo dire proprio che è venuta bene. Si sono fermati un po' all'inizio, ma alla fine ce l'hanno fatta. La considerazione che voglio fare è la seguente, vado rapidissimo. Vorrei, insomma, io alla fine ho la libertà di poter dire quello che penso per un motivo molto semplice. Nella mia piccola o grande che sia esperienza ho già fatto tutto quello che si doveva fare, nel senso che non ho bisogno di far carriera, ho già fatto la cosa più grande che una persona che fa politica può fare. Quindi sei in quella fase in cui ti puoi permettere il lusso della verità, che è il lusso più bello, della libertà, che è ancora più grande. Allora vorrei ricordarmi e ricordarvi una piccolissima esperienza. Avevo 19 anni, facevo il primo anno di giurisprudenza, era il 1994. E in quell'anno c'era un processo, il processo del secolo. Una volta ogni 6 mesi c'è un processo del secolo in questo paese. Allora era il processo del secolo, il processo Cusani. E l'accusa veniva ovviamente da una grande partecipazione popolare, ricorderete. Tutta la Prima Repubblica, così dicevano i giornali, passò da, come in alcuni casi imputati, in quel caso come testimoni, da quel banco dove una roboante accusa guidata dal pubblico ministero Di Pietro interrogava i vertici politici
nel processo che era finalizzato a poi che si concluse con la condanna del dottor Cusani. E ricorderò perfettamente un momento di quel processo che era, a mio giudizio, un processo veramente diventato show, anche perché la televisione allora seguì con grandissima attenzione, lo ricorderete. Bene, fu il momento della conclusione, con la relazione finale di Di Pietro, fatta con il computer. Per la prima volta si porta il computer in aula di tribunale. Non era vero che la prima volta, ma era tutta una finalizzata, un grande racconto. È un avvocato della difesa, che non tutti ricordano, avvocato Spazzali, che partì da una immagine bellissima, tirò fuori un fogliettino e partì dall'immagine di Aiace. Ora, so che diciamo un certo racconto su di me mi porta a essere descritto molto spesso più come Ulisse che come Aiace. Devo dire, per come va a finire non è neanche male di per sé, ma la figura di Aiace per me è una delle figure più belle della tragedia greca, della mitologia greca. E Aiace fu il punto di partenza di quel difensore che stava concorrendo al fare giustizia, esattamente come la roboante scenografica arringa dell'accusa, ma che non era considerato tale. Perché? Perché tutti i media pensavano di facevano credere, che fosse soltanto l'accusa a fare giustizia, non anche la difesa. Da quel 1994, ma naturalmente Caiazza può risalire ben prima, alla incredibile vicenda di Enzo Tortora, che è incredibile perché che va ricordata a chi dice che gli innocenti non vanno in carcere, che va ricordata a chi dice che la giustizia si può praticare attraverso dei processi show, e che va ricordata anche perché, lo dico a tante amiche e amici del mondo della magistratura, del CSM, ai quali rivolgo un deferente e rispettoso saluto, dovremo prima o poi porci il tema del fatto che se può capitare l'errore giudiziario, non può capitare che il responsabile dell'errore giudiziario faccia carriera anche grazie a quell'errore giudiziario e diventi un punto di riferimento del CSM. Questo no, l'errore giudiziario può capitare, la carriera a chi sbaglia no, e lo dico perché io condivido per esempio le polemiche dei magistrati contro la proposta la proposta approvata dal Consiglio dei Ministri, per la quale si danno delle sanzioni ai magistrati se non una responsabilità civile a quelle realtà della magistratura che non rispettano i termini quando non ci sono le condizioni per farlo. Allora, il tema dei termini perentori è un grande tema, però l'idea che la responsabilità civile si possa esercitare lì e si permetta a chi invece è responsabile di errori giudiziari di diventare o procuratore capo o membro del Consiglio Supremo della Magistratura è una cosa che per me non sta né in cielo né in terra. Mi fermo. Il punto politico qual è? Consiglio Superiore della Magistratura. Il punto qual è? Il punto è che in quella vicenda, di quella ringa difensiva, di quell'avvocato, anche direi molto old style, lo show televisivo da un lato, Aiace e la figura leggendaria dall'altro, mi torna in mente oggi quella immagine per dire che noi abbiamo la battaglia culturale da fare. Non è sulla prescrizione, è anche sulla prescrizione. Noi, Presidente Caiazza, la ringraziamo per la serietà con la quale lei in televisione, non soltanto in televisione, ha difeso non una posizione normativa, non un progetto, ma un principio di civiltà giuridica nel quale ci riconosciamo pienamente e per il quale io sono qui a dirle grazie. Lo ha fatto lei, lo hanno fatto quegli avvocati che hanno contestato, quei magistrati che hanno contestato l'idea dell'imputato. Lasciatemi dire che vorrei ringraziare alcuni nostri colleghi, soprattutto una nostra collega, perché quello che ha fatto Lucia Annibali in questa battaglia è un principio per il quale io sono orgoglioso di essere suo compagno di strada. Anche quello che voi non avete saputo, perché a un certo punto Bonafede, tanto lo posso dire, Lucia ormai lo dico, a un certo punto Bonafede ha avanzato una proposta indecente, nel senso che le ha chiesto di poter modificare il suo lodo in quello che sarebbe stato un Conte Ter, Conte Quater, ho perso il numero, ma che dicendo, lo chiamiamo Annibali Bis.
E Lucia si è saltata in piedi dicendo: col mio nome certe schifezze non le fate, quindi dobbiamo esserle grate anche per la tutela del nome. Bene, il punto qual è? Non è la cosa in sé, è la battaglia culturale. E la battaglia culturale è una battaglia difficile e io vorrei che la facessimo insieme. Ecco, prendiamoci la libertà di dire che la giustizia in Italia è quella nella quale si può permettere non soltanto a chi spara sentenze sui social o nei talk, perché nei talk è peggio che nei social. Noi siamo abituati a dire che è colpa di Facebook, di Twitter e di Instagram. Intanto c'era anche prima. Ma poi c'è una cultura per la quale il colpevole va esposto, come per esempio è avvenuto anche in tragiche vicende come quella di Battisti. Assurdo che si possa arrestare uno e mettergli poi il filmino modello quello della Cresima, gli fa il racconto con una esposizione del corpo dell'indagato, in questo caso dell'arrestato, che è indegna di un paese civile. Ma su questa battaglia culturale io penso che ci sia lo spazio per poter fare insieme nei prossimi anni una sfida di qualità. Ecco il motivo per il quale nel mio piccolo sono qua. Voi avete una battaglia sulla prescrizione che è anche la nostra battaglia sulla prescrizione, noi non molliamo su quella e noi siamo certi che, non essendoci numeri, anche certe timidezze e ipocrisie di chi si proclama riformista e segue il giustizialismo pentastellato sarà prima o poi messo alla prova dei fatti e di conseguenza i numeri in Parlamento con questa legislatura non consentiranno di andare avanti con la proposta attuale. Quindi io non sono preoccupato per questo. Vorrei però che facessimo uno sforzo, tornando a quel processo, quello Cusani del 1994, che si restituisse dignità alla giustizia di essere percepita tale non soltanto perché c'è un magistrato o uno che condanna e che condanna pubblicamente, che condanna sui social, che condanna nei talk, e gli altri che invece sono i difensori dei colpevoli, quelli che vogliono impedire l'esercizio della giustizia. Quando si capirà che tra garantismo e giustizialismo c'è la stessa differenza che c'è tra democrazia e dittatura, quando si capirà che la differenza tra garantismo e giustizialismo è la differenza tra la Costituzione della Repubblica e il populismo mediocre e banale, quando si arriverà a quello, beh, avremo vinto la battaglia culturale. Allora io penso che questa sia la sfida di oggi. Oggi il populismo sanitario porta a dire che nessuno mette in discussione i vaccini, porta a dire che in queste ore di grande preoccupazione tutti pendiamo dalle labbra di Roberto Burioni o di Ilaria Capua, per dirne un'altra, massacrata da una certa campagna mediatica assurda. Oggi nessuno può pensare che il populismo economico sia la soluzione, oggi nessuno può pensare che il populismo culturale sia la soluzione. Bene, la vostra battaglia di penalisti, della quale vi ringrazio, è la battaglia di chi dice che il populismo giudiziario, altro nome del giustizialismo, non prevarrà rispetto a chi, come voi e nel piccolo come noi, difende non una posizione, difende un principio. Noi siamo la terra del Beccaria, non di Bonafede. Noi siamo la terra nella quale, quando nella mia città nel 1789, scendendo da Palazzo Vecchio, un araldo portò al Bargello il messaggio che quel museo, lo sa la dottoressa Cassano che è fiorentina, quel palazzo che adesso è museo, che allora era il Palazzo delle Torture, che era stato per secoli il Palazzo delle Torture, dove venivano prima torturati e poi uccisi e gli avversari di Firenze e comunque i colpevoli di varie storture, bene, nel 1786 Firenze decretò la fine, prima realtà europea al mondo in realtà, della pena di morte come valore. Bene, 3 anni dopo i francesi continuavano con la ghigliottina. L'Italia è questa. L'Italia è quel paese che, mentre gli altri vanno sulla ghigliottina, cancella la pena di morte. E allora abbiamo il coraggio di dire che per essere un paese non si può soltanto affrontare le sfide del futuro, l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale. Bisogna anche tenere forti i propri valori. Nei nostri valori, nel nostro DNA, c'è l'idea che il principio costituzionale per la quale un cittadino è colpevole soltanto dopo una sentenza passata in giudicata non è il lusso di qualche avvocato che fa l'interesse dei suoi clienti, anche perché, spieghiamolo agli amici della stampa, la battaglia contro la prescrizione gli avvocati la fanno contro il loro interesse, perché hanno tutto l'interesse a tenersi imputati a vita, perché prendono più soldi,
stanno facendo una battaglia nell'interesse del paese, non nell'interesse dell'avvocatura. Questo spieghiamolo a chi non l'ha capito e spieghiamolo a quella cultura politica giustizialista che nelle televisioni, nei talk show, in qualche redazione vuole dipingervi come difensori di un sistema ingiusto. Noi difendiamo la giustizia, loro difendono il giustizialismo. Buon lavoro, in bocca al lupo, buon anno giudiziario.